Diamo il benvenuto a Sottotorchio a Fabio Venturi, vicepresidente della provincia e assessore provinciale all'ambiente, nonché presidente della quinta circoscrizione. Per 10 minuti la torchieremo con le domande arrivate dai nostri lettori. È pronto? Prontissimo, speriamo bene. Allora, una nostra lettrice, Chiara Perini, dice: Lei afferma che quest'anno la situazione degli sforamenti delle PM10 è migliore rispetto allo scorso anno, dimenticando però che quest'anno ha piovuto quasi 2 mesi. Nella pratica, quali misure pensate di adottare perché la situazione migliori? Diciamo che non dimentico, ma so bene che ha piovuto ed è anche diminuito il traffico dovuto alla crisi, sono diminuiti i mezzi pesanti purtroppo. E questo lo dico sempre. Dico anche che però anche l'anno scorso ha piovuto parecchio e la crisi c'era anche l'anno scorso. Diciamo che il trend degli ultimi 5 anni è positivo, cioè dice che sono diminuiti gli sforamenti, è diminuito il valore assoluto dello sforamento e queste sono notizie buone. Sicuramente hanno giovato anche questi due elementi. Misure concrete sono solo quelle strutturali, cioè costruire edifici che siano residenziali, uffici o aziende in una certa tipologia, per cui le famose classe A, B o altro. Il trasporto, la città e la provincia di Verona lavorano molto, basti pensare al filobus, l'integrazione delle linee urbane ed extraurbane, e ci sono anche tanti accorgimenti che noi cittadini possiamo fare. Queste sono le soluzioni vere. Io ho sempre detto, sono contrario alle chiusure al traffico spot una volta ogni 3 mesi, tanto che dimostrano dappertutto che non danno alcun risultato. Maggiori investimenti sul trasporto pubblico? Beh, se pensiamo, sono arrivati molti, qualche milione di chilometri in più per il trasporto pubblico, che ha fatto anche discutere perché ci sono state delle modifiche alle linee anche dalle mie parti, quelle di Borgo Roma, però c'è stato un incremento delle linee autobus urbane, suburbane ed extraurbane, e questo è positivo. Il comune ha deciso di andare avanti col progetto Filobus, che sicuramente fa bene perché è un mezzo di trasporto pubblico di massa, perché quella è la direzione favorevole. Dopo c'è da dire una cosa: la nostra città non è una città metropolitana, dunque il cittadino preferisce tendenzialmente usare la propria auto e arrivare sotto l'ufficio o dove lavora con la propria auto. È una questione di mentalità. A Milano uno lo mette volentieri nel parcheggio scambiatore e prende la metro. Da noi, quando è arrivato in zona industriale, dice: beh, mi mancano 3 km, vado fino in centro. È una questione anche di mentalità, oltre però sicuramente anche di mezzi pubblici più efficienti. Però direi che le linee nostre sono di ottimo livello. Incrementare invece le piste ciclabili. Piste ciclabili dappertutto, in tutta la provincia, sono esplose. Se guardiamo ogni comune, ne ha fatte, anche la provincia ha fatto la sua, perché comunque anche la provincia sta progettando e realizzando alcune ciclabili. Mi viene in mente la ciclabile del Sole, che è quella che prende la Val d'Adige, il percorso del Lago di Garda. Beh, e questa è sicuramente una scelta. C'è da dire che un po' i comuni, purtroppo, e anche la provincia, hanno rallentato per una questione economica, perché il patto di stabilità blocca anche quegli investimenti. Mi auguro che il governo sblocchi quegli investimenti su infrastrutture e altro, però rimane il fatto che chi si può muovere in bici e chi magari ha un lavoro dipendente con un orario fisso, perché allora può arrivare a quell'ora e andare via a quell'ora. Chi fa il rappresentante, l'agente di commercio o l'imprenditore, o magari deve guidare furgoni o altro, è chiaro che non può portare le merci con la bicicletta. Io per primo, lo ammetto, giro tutto il giorno e tutti i giorni, anche fuori dalla provincia non potrei muovermi con la bici. Luigi Damiazzi dice: Assistiamo al proliferare di pizzerie con forni a legna anche nei centri storici, che mettono senza controlli con il pretesto che non necessitano di autorizzazione polveri sottili e altri agenti cancerogeni. Chi controlla questi esercizi? Non sarebbe ora di fermare questa proliferazione? È una bellissima domanda, molto, molto precisa, perché effettivamente, questo fa sorridere, la legna che brucia produce polveri sottili. Pensate che dobbiamo bloccare quelle sterpaglie che magari i contadini bruciano nella nostra provincia, penso ad esempio nella parte del Garda, gli uliveti che in una certa stagione devono bruciarli perché producono polveri sottili. Quando noi invece pensiamo che bruciare legna faccia bene, non dia problemi all'ambiente, quello purtroppo è un dato reale. Pensare di bloccare le attività con forno a legna per questo motivo, francamente, non sono d'accordo. Ed è anche difficile controllarli, bisognerebbe mettere dei filtri in ogni caminella, diciamo, la veronese, di ogni pizzeria o ristorante o quant'altro. È difficile, però il problema c'è perché pochi capiscono che purtroppo anche il bruciare legna produce polveri sottili. Ma non c'è una normativa in tal senso? Beh, c'è la normativa sulle emissioni, ma in questo caso i polveri sottili è la normativa totale, nel senso che quanto sforano le polveri sottili PM10 rispetto al ragionamento che facevamo prima sulle PM10. In questo caso le emissioni di un qualsiasi camino non sono regolamentate, a parte che non siano industriali, artigianali o quant'altro, quello sì.
Un altro lettore chiede quando partirà il porta a porta a Borgo Roma. Io mi auguro prestissimo, nel senso che l'abbiamo richiesto noi come quinta circoscrizione, come maggioranza almeno, ma mi pare che anche la minoranza sia d'accordo. Abbiamo chiesto che parte il porta a porta in tutto il quartiere di Borgo Roma, l'abbiamo chiesto al sindaco e ad Amia. So che Amia sta improntando il servizio probabilmente per l'autunno, hanno ritardato un po' in accordo anche con noi per un semplice fatto che Amia ha depositato presso il Comune di Verona un project financing per continuare il servizio di raccolta rifiuti, pulizia strade, manutenzione verde da qui al 2028. Per cui, essendoci questo in ballo, hanno rallentato perché fa parte del project. Però devo dire che ci tengo particolarmente al porta a porta. So che per 2 mesi verrò ucciso dai cittadini perché non condividono il porta a porta all'inizio, poi basta chiedere le zone dove oggi c'è il porta a porta se sono contenti o meno. Io ritengo che siano contenti. Restando in Borgo Roma, la signora Cristina Bettaghella chiede perché in via Merciari, in Borgo Roma appunto, non sono state fatte le righe per i parcheggi delle auto e i divieti per i parcheggi dei camion? Semplicemente perché in tutte le vie, sono rarissime le vie dove ci sono i posti auto segnati a terra. So bene che la signora li aveva chiesti, è una delle cose che il settore traffico ha concordato con noi di fare e lo faremo compatibilmente con le risorse, perché anche il settore traffico a livello di segnaletica purtroppo ha risorse sempre minori e dunque deve centellinarle per fare prima di tutto gli attraversamenti pedonali, gli stop e le cose che hanno più ragioni di sicurezza, però so che la signora ce le ha chieste e cercheremo di farlo, pur sapendo che poi perderanno i residenti almeno il 50% di parcheggio. La signora Marina Brutti parla del parco urbano nell'area del Prus, ex mercato ortofrutticolo, e chiede se all'interno del parco è prevista la costruzione dell'area cani. Sì, il parco Prust, del quale siamo orgogliosi perché se ne parla poco e questo sbagliamo noi come maggioranza a non dirlo, 46.000 metri quadri di parco, il progetto è arrivato all'esecutivo, poi ci sarà la gara, l'inizio lavori è prevista per fine settembre, primi di ottobre e inizieranno i lavori che prevedono all'interno un'area cani, un parco naturale per fare attività, spettacoli e quant'altro, cosa che sul parco San Giacomo non avevamo progettato ma oggi con l'esperienza ci ha permesso di correggerlo qui, e un chiosco al centro che servirà anche un po' per controllare, oltre a giochi per i bimbi, oltre che ovviamente fontanelle e quant'altro, telecamere eccetera. Il signor Stefano chiede invece, il poligono di tiro di Forte Azzano è costato 430.000 euro ed è stato chiuso perché è dichiarato fuori norma. Lei pareva intenzionato a spingere perché venisse rifinanziata la messa a norma con ulteriori sborsi di decine di migliaia di euro. È ancora di questa idea? No, abbiamo cambiato strategia per un semplice fatto che purtroppo la messa in sicurezza è impossibile, perché la norma chiede che sia certificato che nessun bossolo sparato chiaramente possa uscire, e essendo all'aperto è tecnicamente impossibile, perché può succedere una tromba d'aria, può sembrare un'esagerazione ma è così, e dunque nessuno si assume la responsabilità di sottoscrivere questo, e dunque il poligono diventerà uno spazio per i vigili del fuoco, per addestramento vigili del fuoco. L'unico nel nord-est, hanno già fatto domanda, stiamo concludendo la parte della concessione, credo che prima dell'estate verrà concesso ai vigili del fuoco per tutte le esercitazioni loro, senza sparo, anche perché i vigili del fuoco storicamente non sparano, per quello che riguarda anche il movimento terra, eccetera, per cui i vigili del fuoco avranno una struttura per loro. Non si sapeva prima? No, in realtà era stato autorizzato prima senza quella prescrizione. Poi è accaduto di quegli strani bossoli che fatalità tutti insieme sono arrivati sul tetto di un capannone. Io rimango ancora dell'idea che quello non è accaduto ma è qualcuno che se l'ha inventato, perché non sparavano in quel momento, per cui è qualcosa di almeno strano, definiamolo così, cosa che ho detto alla questura più volte. E allora non era stato prescritto, dopo che è accaduto questo si è imposta questa misura e pertanto abbiamo accettato. Considerate che era un poligono che avevamo inaugurato alla presenza di tutte le forze dell'ordine, autorizzato da loro, per cui non è che abbiamo fatto una cosa fuori legge, però è emersa questa cosa e prendiamo atto e abbiamo cambiato la sua destinazione. Sempre lo stesso lettore chiede a che punto è il suo processo per concussione e in caso di condanna in primo grado se darà le dimissioni dalle sue cariche. Sbaglia apertamente, perché non ho nessun processo per concussione ma ho per concorso di rivelazione in segreto d'ufficio, nel senso che chi ha rivelato il segreto lo avrebbe detto a me e io lo avrei riferito ad altri. Intanto il processo è il 4 di aprile, io conto di essere assolto anche perché altrimenti avrei scelto di fare la via più breve, cioè quella del patteggiamento, se avessi avuto un dubbio. Sono convinto della mia assoluta innocenza ed è anche provata dal fatto che non ho rivelato a nessuno ciò che mi era stato detto, che a mio avviso non era neanche un segreto. Il 4 di aprile
diranno se sono innocente, se sono colpevole. Sono passati 3 anni dalla prima volta che è apparso un articolo di giornale, poi io sono stato informato 5 giorni dopo che ero indagato, ma il primo è uscito a livello mediatico. Questo fa sorridere perché a me viene contestato il segreto d'ufficio, ma la notizia che esce dalla procura, quella invece può accadere. E in ogni caso, se venissi condannato, non ho nessuna intenzione di mettermi perché ricorrerò immediatamente in appello. Un altro lettore chiede cosa risponde a chi ipotizza che ci sia lei dietro il corvo che ha scritto in comune e che ha portato alle indagini e all'arresto dell'ex vice sindaco Giacino. Questa è una domanda strana che qualcuno mi aveva già posto. Io con Vito Giacino allora mi ero già parlato e Vito assolutamente di me non ha mai pensato questo, anche perché quella lettera anonima che è circolata, che è stata poi portata in procura, riportava notizie che minimamente potrei conoscere e che non so neanche se sono vere tra l'altro, ma dietro questa cosa assolutamente no, è un dato di fatto magari che io e Vito avessimo avuto magari degli scambi di opinione su modi diversi di vedere la listatosa eccetera, però abbiamo sempre avuto un rapporto molto leale e se avete letto qualche giorno fa l'ho anche difeso sapendo che è difficile perché ritengo che in questo momento per lui sia impossibile difendersi mediaticamente e questo crea sicuramente un disagio umano e da quel punto di vista mi immedesimo in lui, però assolutamente vengo da destra e credo che la lealtà sia prima di tutto un valore dal quale non mi sposterei. Qualcun altro è identificato come corvo ma non mi fermo. Perché secondo lei lo dicono? Di me? Ma perché questa concorrenza tra me e il vice sindaco qualcuno l'ha esasperata, cosa che invece devo dire io e lui, poi avevamo delle visioni diverse ma sempre con un rapporto di collaborazione. E qualcuno forse pensa che volesse farlo fuori, questa è la domanda, cosa che assolutamente non è perché, torno a dire, avevamo anche condiviso un percorso futuro insieme, ognuno col proprio spazio, ognuno con i propri riferimenti, ma sempre l'unità di intenti che era quella del progetto di Flavio Toschi. È vero che sta studiando da vice sindaco? No, assolutamente no, anche perché, a parte che permettetemi la battuta, c'è anche un po' una maledizione di questo vice sindaco, ma c'è Stefano Casali che sta lavorando benissimo, che gli ho detto ieri scherzando che ogni giorno perde un anno di vita perché è diventato sempre più grigio, perché sta lavorando veramente per 4 e sta lavorando benissimo. Per cui vice sindaco a mio avviso è e rimane Stefano Casali perché sta lavorando benissimo. Cade il bue, Cafelissine? Cade il bue, si attende che la regione si esprima in termini di piano regionale dei rifiuti, se non ci fossero i rifiuti cade il bue non si fa, se ci sono i rifiuti cade il bue procede. Questo lo capiremo prossimamente, però l'unica decisione sta lì, nel senso che se la regione dimostra che c'è la necessità, finora l'ha dimostrato, però sta al piano regionale dei rifiuti dire se c'è la necessità o meno. Cafelissine, in quel di Pescantina, mi pare di aver capito che siamo a buon punto per una risoluzione condivisa da parte del commissario, dottoressa Macchinè, e del comitato Ambiente e Vita, se non sbaglio, e mi pare che stiamo arrivando in fondo a questo lunghissimo percorso tortuoso. Chiaro, noi come provincia avremo sempre da verificare che ci venga risarcito il famoso fondo post mortem utilizzato, ma non abbiamo fretta di averli oggi, sono dell'importante risolvere il problema. Benissimo, la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie a tutti i lettori.